Il Vangelo di questa terza domenica di Quaresima, riportando dei fatti di cronaca per cui Pilato aveva fatto ammazzare dei rivoltosi ed era crollata la torre di Siloe, per cui erano rimasti uccisi degli uomini, delle persone. Attraverso proprio questi episodi la parola di Dio vuole esortare ciascuno di noi a essere attenti al tempo che noi viviamo, come un'occasione di grazia, come un'occasione di conversione. Tant'è vero che Gesù, dopo che ascolta questi episodi, questi racconti, rivolgendosi alla gente che lo sta sentendo, dice: se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. E allora il tempo che noi viviamo, il tempo della nostra esistenza, il tempo che noi siamo e che ci troviamo appunto a vivere nella nostra città, nel nostro territorio, nella nostra esistenza quotidiana, questo tempo è un tempo di grazia. Non è un semplice cronos, ma è un kairos, cioè un tempo di grazia, un tempo che il Signore ci dona per la nostra conversione. Cosa significa conversione? Sì, sicuramente cambiare mentalità, cambiare il cuore, cambiare gli atteggiamenti, ma soprattutto significa fare spazio nella nostra vita alla novità di Dio. Significa finalmente fare una opzione fondamentale per cui scegliamo la parola di Dio come l'inizio, il centro, il fine della nostra esistenza. Significa soprattutto ritenere che il Vangelo non solo è un bene addirittura possibile nella mia vita, e ciò che sembra impossibile con Dio diventa possibile. Nel nostro tempo, magari in questo tempo dove a noi viene richiesta una testimonianza più grande, una coerenza più generosa, un servizio più grande, soprattutto in termini di disponibilità, di tempo, proprio di fatica, il Signore ci invita ad allargare i nostri orizzonti e a renderli veramente da infiniti finiti, cioè da renderli orizzonti che sono i nostri orizzonti, gli orizzonti di questo nostro mondo, della nostra esistenza. E allora in questo tempo di Quaresima esaminiamo la nostra coscienza e finalmente abbandoniamo la strada delle nostre comodità, dei nostri pensieri, del si è sempre fatto così, di un certo andazzo che ha fatto diventare il nostro cuore assuefatto. Invece alziamo il capo. Conversione significa mettersi in movimento, lasciare più che la strada, lasciare soprattutto la vecchia posizione, la posizione che ci ha fatto credere che noi stavamo a posto, che così quasi era Dio in debito nei nostri confronti. Invece siamo noi in debito nei confronti di Dio e non potremo mai ripagare il suo amore. Siamo sempre delle persone alla ricerca del bene anche degli altri, perché anche nei confronti degli altri siamo in debito di un bene grandioso, del bene della vita, del bene della relazione, di quello che noi siamo. E allora rendiamoci conto che conversione significa questo,
essere soprattutto persone in movimento, persone che sono in un debito grande di riconoscenza perché tutto quello che noi siamo l'abbiamo ricevuto. Andiamo al di là di una logica dello scambio, del do ut des, ma andiamo finalmente in una logica del dono, per cui noi non siamo più degli oggetti, ma noi siamo una realtà. Dio è una realtà, la gente che è accanto a noi è una realtà. Allora la conversione è anche questo, cambiare lo sguardo con cui io guardo gli altri, ma anche guardo Dio e guardo me stesso. Significa anche cambiare mente, cuore, atteggiamenti, ma conversione significa anche cambiare il nostro mondo, facendo il nostro dovere giorno dopo giorno, con gioia e con semplicità.